E benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare il migliaccio. Il migliaccio viene preparato con il miglio. Se non riuscite a trovare il miglio, potete utilizzare, come me, il semolino. In alternativa al semolino, potete anche utilizzare la semola. Vi mostro prima gli ingredienti per il semolino. Quindi vado ad utilizzare 120 g di semolino, 400 ml di acqua e 8 g di sale. All'interno di un pentolino inserisco l'acqua e il sale. Porto a bollore e dopo vado ad inserire poco per volta il semolino. L'acqua con il sale ha raggiunto il bollore, mettiamo a pioggia il semolino e mescoliamo. Mescoliamo tutto. Per ottenuto questo, lo lasciamo giusto per un minuto sul fuoco, sempre mescolando, e poi lo versiamo all'interno di una ciotolina a farlo raffreddare completamente. Dopo aver ottenuto questo, lo dobbiamo lasciare raffreddare completamente. Per velocizzare i tempi, possiamo metterlo anche all'interno del freezer. Adesso dobbiamo preparare la frolla. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 200 g di farina 00, 80 g di zucchero semolato, 40 g di acqua e 80 g di burro, burro a temperatura ambiente. All'interno di una ciotola inserisco la farina con lo zucchero. Mescolo per bene. Aggiungiamo il burro a pezzetti. Fino ad ottenere un composto sabbioso. Dopo aver ottenuto questo risultato, vedete, un composto sabbioso, facciamo un buco al centro e inseriamo l'acqua. Impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Trasferiamo sul piano di lavoro, facciamo assorbire tutta la farina. Dopo aver ottenuto questo risultato, vedete, un panetto abbastanza morbido, io lo metto all'interno di un sacchetto e lo faccio riposare all'interno del frigorifero fino a quando il semolino non è completamente freddo. Bene, il semolino si è raffreddato completamente. Adesso andiamo a vedere gli altri ingredienti che ci serviranno per realizzare il ripieno del nostro migliaccio. Quindi il semolino cotto o il miglio cotto, raffreddato proprio freddo. 400 g di ricotta di pecora, poi io sto utilizzando 250 g di zucchero semolato. La dose ne prevedeva 350, ma a me troppo dolce non piace, quindi ne ho messo 100 g meno. Una bustina di vanillina, poi ci servirà la scorza di un'arancia e la scorza di un limone. Mi raccomando, devono essere entrambi non trattati. E poi ci serviranno tre uova intere. All'interno di una ciotola inserisco il semolino. Aggiungo la ricotta. La ricotta deve essere priva del siero, asciutta.
Inizio a mescolare questi due ingredienti. Io lo faccio con le mani, però voi potete farlo anche con il frullatore. Io le mani le ho lavate, ce l'ho belle pulite, quindi preferisco farlo a mano. Aggiungo lo zucchero in due riprese. Metto lo zucchero, prima una metà, mescolo. Lo lavoro. La bustina di vanillina. Prima di mettere le uova, metto la scorza d'arancia e di limone. Ho inserito la scorza di mezza arancia e di mezzo limone. Mescolo il tutto. E per ultimo metto le uova. Tutte e tre in una volta. E adesso do una bella mescolata. Faccio amalgamare il tutto e il ripieno è pronto. Ho raccolto tutto quello che c'era nei laterali e il ripieno è pronto. Vedete? È perfetto. Così dovrà risultare. Adesso possiamo riprendere la frolla dal frigorifero. Però prima dobbiamo preparare lo stampo. Ci servirà uno stampo come questa. Vedete? Questo misura circa 24 centimetri. L'ho imburrato e infarinato. Sul piano di lavoro ho messo la carta da forno. Adesso do una leggera spolverata con la farina e vado a stendere il panetto. Non dovrà essere troppo spessa. Dopo averla stesa, la sistemo all'interno dello stampo. Delicatamente, senza romperla. Con un coltello tolgo la frolla in più. Dopo averla sistemata tutta, con una forchetta andiamo a bucare tutta la base. Nel frattempo dobbiamo accendere il forno a 180 gradi ventilato e portarlo a temperatura. Dopo averla bucata andiamo ad inserire il ripieno. In forno a 180 gradi per 40-45 minuti. Trascorsi 45 minuti, ecco come si presenta. Adesso lo lascio raffreddare completamente. Ho tirato fuori il migliaccio dallo stampo. Pensavo che stava registrando il telefono e invece no. Comunque mi sono aiutato con un vassoio, poi l'ho capovolta e poi l'ho messa all'interno del piatto e l'ho capovolta nuovamente. Non ho avuto neanche fatica, vedete? Non si è attaccata a nulla. Mi dispiace non aver registrato. Comunque adesso spolvero tutta la superficie con lo zucchero a velo. Per decorazione ho messo una rosellina di scorza d'arancia
Ed eccolo qui, il migliaccio ovviamente esteticamente poteva venire meglio, però va bene, ci accontentiamo lo stesso. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Voglio mostrarvi l'interno. Vedete? È perfetto. Guardate, è favolosa.